Questo è un cannone pazzesco. Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo e pressapochistico video. Oggi vado a ripercorrere il sentiero che aveva causato la rottura del forcellino della mia bici, a testare questo nuovo giocattolino, la Hero 7 Black, e il nuovo abbigliamento per l'inverno. Questa inquietante strada, ormai completamente inghiottita da muschi, licheni, sterpaglie, rovi, pini, conifere, faggi e alberi di basso, medio e alto fusto, conduce ad un antico eremo e ad un complesso ospedaliero ormai abbandonati e alla mercé di vandali depravati e drogati. A differenza di quello che lo stato delle strutture potrebbe far pensare l'abbandono recente, si parla infatti del 2014. Assurdo come in soli 4 anni sia andato tutto a ramengo. Il sentiero che sto andando a raggiungere è a monte delle strutture, ma farò una piccola deviazione per farvi vedere questo angosciante luogo di degrado e sfascio, probabilmente anche infestato da spettri e spiriti maligni, ed è forse proprio questa la causa dell'abbandono. O forse è meglio pensare così, ignorando la realtà dei fatti che mette solo tanta rabbia. Ed eccoci finalmente qua, nel sentiero che mi costò il forcellino. Molto scivoloso, meglio fare attenzione a ste foglie autunnali bagnate. Settimana scorsa sono volato, mi sono sdrenato mezza gamba e non ho voglia di ricadere. Qua, la furia della natura che ha tirato giù gli alberi. L'abbigliamento devo dire che tiene caldo. Per il momento sono soddisfatto. Ci sono circa 5-6 gradi. Uh.
al di là di questo muro c'è tutta la struttura che vi ho fatto vedere prima. Salve. E questa cosa ci fa in mezzo al bosco? È forse un ectoplasma? Qua è dove ho spaccato il forcellino l'altra volta. Ci deve essere qualche pietraccia di merda. Lo so che non è molto dignitoso, ma sto giro voglio tornare a casa. Dovrei mangiare di meno, senti come ansimo, sono un cazzo di balenottero. Il punto dove avevo spaccato tutto l'ho passato. Adesso quindi proseguirò con l'esplorazione di questo sentiero che vuoi per una ragione o per l'altra non ero mai riuscito a percorrere. D'estate non si vede perché è completamente avvolto nella vegetazione e l'ultima volta ho distrutto il forcellino, quindi sono dovuto tornare indietro. È abbastanza bello, non so quanto sia lungo, adesso vedrò. Il forcellino è intatto. Il sentiero è bello scivoloso però, perché ha piovuto 2 settimane con temporali abbastanza forti. Infatti guardate qua, alberi caduti, spezzati dal vento. Luoghi veramente molto tetri, ti mettono addosso una sensazione di angoscia. Poi sarà che l'ultima serie TV che ho visto l'ho finita l'altro giorno ed è Hill House, che un po' mi ha turbato. Parla di una casa infestata e di una famiglia che ci vive e che subiscono tutta una serie di episodi molto angoscianti, ve la suggerisco. Allora, qua si incrocia una strada asfaltata, ma volendo prosegue anche di qua. Questo pezzo lo faccio un'altra volta. Sta facendo buio e torno a casa. A questo punto direi che provo un time warp di questa GoPro Hero 7 Black e su questo vi saluto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!